Siamo con Valeria, la ragazza che ieri è stata fermata e strattonata durante le cariche in via Roma e nei dintorni. Gli chiediamo innanzitutto perché tu eri in piazza ieri. Io ieri ero in piazza perché, come altre centinaia di migliaia di persone in questo paese, sono una giovane disoccupata, sono una studentessa precarizzata, sono iscritta all'Università di Torino, dovrei essere una studentessa borsista, ma non ci sono i soldi e quindi non me ne danno la possibilità. Sono una studentessa precarizzata perché è costretta a lavorare con contrattini che vanno di settimana in settimana, con contrattini al nero, con arruffi per cercare di sopravvivere. Sono andata ieri in piazza il 1º maggio perché il 1º maggio è una data, è una ricorrenza che sento che mi appartiene, che sento mia perché è un momento in cui insieme ad altre migliaia di persone posso riuscire a portare in piazza, a portare oltre la mia frustrazione personale, oltre le mie condizioni di vita sempre dondolanti e sempre flessibili, come si dice, ma che invece bello per niente non è, si riescono a portare in piazza. Sono scesa ieri il 1º maggio, sono arrivata in Piazza Vittorio, volevo partire per la manifestazione, volevo sfilare per le piazze di Torino, la città in cui vivo e in cui studio, e invece mi sono trovata davanti alcuni personaggi che vedo e che rappresentano la distruzione e la dissoluzione di un modello di vita che vorrei e di un futuro possibile. C'era in piazza il senatore Esposito che fa carriera alle spalle dei Notav e dei giovani Notav. Come me c'erano altri loschi personaggi, c'era il PD, protetto dal tuo servizio d'ordine, che appena abbiamo provato a contestare, io e tanti altri ragazzi, e non solo, signori, donne, famiglie con i bambini, abbiamo provato a contestare, perché anche nella giornata di ieri, del 1º maggio, proprio io, così come la gente che mi circondava, non ce la sentivamo più di stare zitti e di vederceli davanti. Ce li vediamo continuamente apparire e raccontare di una città, di una bella Torino, di una città dei grandi eventi e dei grandi momenti, di una città vivibile che invece nella mia vita non esiste, nella mia condizione non esiste. Allora non ne abbiamo potuto più, io non ne potevo più. Li ho visti ieri e ho cominciato a gridare che se ne andassero via, che quella era la giornata in cui i lavoratori, gli studenti precarizzati, i disoccupati, gli esodati, i senza casa, i senza reddito, si riprendevano la città e potevano sfilare dicendola loro, con le loro parole d'ordine, dicendo quello che avevano da comunicare. E cos'è successo poi? A quel punto, appena è cominciata questa contestazione assolutamente verbale, ed è quando in qua un partito al governo non può nemmeno accettare una contestazione verbale, non è ben chiaro. Appena è cominciata questa contestazione verbale, immediatamente sono state schierate a difendere il Partito Democratico le forze della polizia, armate di tutto punto, caschi, scudi, manganelli, e hanno caricato brutalmente per tutta la piazza. Hanno continuato a caricare, c'erano persone che cadevano per terra. Io stessa ho aiutato una signora con i capelli bianchi che era caduta per terra a rialzarsi, perché se no sarebbe stata sicuramente calpestata dagli scarponi delle forze dell'ordine. Da lì poi siamo riusciti comunque in qualche modo a partire in corteo, sempre inseguiti dalla polizia, sempre circondati, ma la voglia di tutte le persone che erano in piazza ieri era tanta e è stato evidente che non fosse possibile fermarla. Abbiamo fatto un pezzo di corteo, abbiamo attraversato Piazza Castello, siamo arrivati in via Roma e lì ancora, di nuovo, per proteggere il palco da cui parlavano gli autodichiarati rappresentanti di questa città e di questo paese, siamo stati ancora una volta caricati. Io ero lì nel mezzo, l'ho sempre detto, non ho nessun problema, ero lì per fare il corteo e volevo continuare a fare il corteo e volevo arrivare fino in Piazza San Carlo, così come era mio diritto. Invece siamo stati un'altra volta caricati, io sono caduta, sono stata colpita sul fianco destro, sono caduta, mi sono trovata a terra, mi sono
vista circondata solo ancora una volta dagli scarponi e dalle ginocchia degli uomini delle forze dell'ordine, sono stata schiacciata a terra, avevo tutto il fianco sinistro del corpo, dalle spalle fino alle gambe, esposto perché ero accasciata per terra, sono stata calpestata, sono stata picchiata, poi sono stata tirata su, consegnata agli uomini della Digos che a quel punto hanno cominciato a strattonarmi. Abbiamo visto che c'è stata tanta indignazione, tanta gente che cercava di sottrarti dalla loro morsa. Assolutamente sì, perché a quel momento sono stata consegnata nelle mani di uomini della Digos in borghese assolutamente non riconoscibili, che non si sono identificati, non mi hanno detto niente, non mi hanno detto che erano della polizia, non mi hanno detto come si chiamavano, io non capivo più nulla, ero anche molto spaventata in quel momento perché non riuscivo a capire chi fossero queste persone vestite normalmente in borghese che mi portavano via. Mi sono spaventata e a quel punto la cosa anche meravigliosa e secondo me significativa di quella che era la giornata di ieri, tante, tante, tante persone, uomini e donne, hanno visto la mia condizione, hanno visto lo spavento che avevo addosso e hanno solidarizzato con me, volevano capire che cosa mi stessero succedendo perché a quel punto sono stata alzata da terra, ma mi hanno strattonato i lividi delle dita, delle mani di questi poliziotti imprese sul braccio, sono stata strattonata, mi hanno preso per il collo e mi hanno alzato per il collo, io sono abbastanza bassa quindi non toccavo con i piedi per terra e questo è il motivo per cui adesso devo portare questo collare per 10 giorni, ho una prognosi così lunga e sono stata strascinata per un tratto lunghissimo, poi mi trascinavano e cadevo per terra e allora di nuovo mi tiravano su e urlavano che io avevo fatto chissà cosa e l'unica cosa che rispondevo è che non avevo fatto niente e ero spaventata e a quel punto sono arrivate decine e decine, forse centinaia di persone che hanno solidarizzato con me, che mi vedevano soffrente e volevano capire la mia condizione e mi hanno chiesto, hanno provato a capire che cosa stesse succedendo, mi hanno circondato, si sono messi tutti intorno a me per cercare di capire come stessi. E questa è stata una scena veramente truce, perché io cadevo per terra trascinata da questi uomini grandi e grossi che non sapevo assolutamente chi fossero e invece le persone, la gente che era in piazza, tutti quelli che pensavano di aver diritto e che fosse giusto, così come lo pensavo io, manifestare il 1° maggio in piazza a Torino, che fosse loro diritto, che fossero loro a dover avere parola, così come me, hanno trovato nella mia condizione, in quello che mi stava succedendo in quel momento, nella mia paura, il motivo per cercare di supportarmi e non farmi cadere nello sconforto e mi hanno accompagnato fino a dove gli è stato possibile. A quel punto, per allontanarli, sono stati nuovamente caricati su Piazza Carignano. Lì, proprio in quel frangente, è stato preso un altro ragazzo che è stato caricato insieme a me su una camionetta, che era insieme a tutte queste persone che si mostravano solidali con me e con e soprattutto con il diritto di poter partecipare al corteo del 1° maggio ed è stato caricato con me sulla camionetta, siamo stati portati via, siamo stati portati in questura, ci hanno ammanettato, stavamo male, avevamo molte ferite addosso, tutti e due, io accusavo dolori e a quel punto sono stati costretta, la polizia mi ha portato all'ospedale Mauriziano e non ho potuto più vedere quel ragazzo che era con me, che una volta uscita alle 7:30 di sera ho saputo che era stato portato alle Vallette. Ecco, tu sei stata invece rilasciata, questa mattina ti hanno convocato in questura, cosa? Sì, io sono stata rilasciata con una denuncia per resistenza, sono stata rilasciata a piede libero, una denuncia per resistenza di cui non vedo assolutamente il motivo perché io tutto ho fatto ieri tranne che resistere, sono stati loro che mi hanno trascinato e maltrattato e picchiato una volta che ero a terra, ma senza darmi nessuna spiegazione, senza dirmi niente, senza darmi nessuna spiegazione sul perché stavano avendo quel comportamento nei miei confronti. Stamattina sono stata di nuovo convocata in questura. Posso supporre che questa convocazione sia avvenuta nel tentativo di mandarmi via da Torino e darmi un foglio di via, una pratica che la Questura di Torino sta applicando ormai a molte persone da diversi mesi.
Ma essendo io iscritta all'università, non hanno probabilmente forse potuta mettere in pratica. Anche il foglio di via continua ad essere delle ennesime misure restrittive. Il foglio di via è una cosa veramente terribile, perché io sono dovuta andare in questura stamattina a dimostrare il perché vivessi a Torino. Io vivo a Torino perché voglio vivere a Torino, perché voglio studiare in questa città, perché voglio crescere in questa città e perché voglio andare a sfilare in corteo in questa città.